una chiamata alle armi, un invito a non essere accomodanti. Così l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha esortato i 50.000 partecipanti alla Convention Democratica di Chicago a non abbassare la guardia e a votare per la candidata del partito Kamala Harris. Nel suo intervento Obama ha messo in guardia dai pericoli di una rielezione di Trump. We do not need four more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before. And we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. Obama, il primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti, ha anche elogiato Biden per aver messo da parte le proprie ambizioni per il bene del paese. Se venisse eletta al voto di novembre, Harris sarebbe la prima donna a sedere alla Casa Bianca. I soccorritori hanno recuperato i corpi di 5 dei 6 passeggeri dispersi all'interno del Bayesian, il superyacht naufragato al largo della Sicilia durante una tempesta. Tra loro ci sono le salme del tycoon britannico Mike Lynch e di sua figlia Anna, che i sommozzatori hanno individuato all'interno del relitto, in una delle cabine del ponte inferiore della barca. I corpi sono stati portati al molo di Porticello a bordo di un gommone della Capitaneria di Porto di Palermo. Le squadre continuano a cercare l'altro disperso. Per le operazioni si sta utilizzando anche un robot subacqueo controllato da remoto, fornito dalla Guardia Costiera. Il dispositivo può scendere fino a 300 metri di profondità e ha un'autonomia compresa tra le 6 e 7 ore. Questo può fare la differenza, poiché a 50 metri di profondità, dove si trova l'imbarcazione, i subacquei hanno un'autonomia di immersione di soli 12 minuti. Ad avvio ricerche era stato ritrovato solo il corpo del cuoco di bordo. Il Parlamento ucraino ha approvato martedì un disegno di legge che vieta le attività dei gruppi religiosi legati alla Chiesa ortodossa russa o di qualsiasi altro gruppo religioso che sostengano l'invasione della Russia in Ucraina. Ми нікого не забороняли, жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською так званою церквою, з російською армією, з ФСБ і з Путіним. Per il Patriarcato di Mosca la decisione è un atto illegale. Українська православна церква є незалежною і самоврядною в своєму управлінні і не підкоряється ніяким центрам не всередині України, тобто якимось іншим центрам, окрім Київської митрополії. Secondo il disegno di legge, le attività della Chiesa ortodossa russa sono un'estensione ideologica del regime dello Stato aggressore, complice dei crimini di guerra e contro l'umanità. З огляду на те, що патріарх Кирил благословив вбивство українців і знищення української державності, взагалі важко уявити, як можна толерувати діяльність цієї організації на території нашої країни, яка страждає від цієї. La Верховна Рада ha approvato il disegno di legge con 265 voti a favore rispetto ad un minimo richiesto di 226. Per il terzo giorno consecutivo, i vigili del fuoco in Russia stanno tentando di spegnere un vasto incendio in un impianto di stoccaggio di carburante e prodotti petroliferi Kavkaz a Proletarsk, nella regione di Rostov, nel sud-ovest del paese. Le autorità locali hanno denunciato che il gigantesco hub con 70 depositi di carburante è stato colpito domenica da un attacco con droni ucraini. Взорвалась бочка. А я не слышала. Наводжиш, глянь. От это уже плохо. От это уже плохо. Proletarsk si trova a circa 250 km dal confine ucraino e a circa 350 dalle zone di combattimento controllate da Kiev sulla linea del fronte nell'Ucraina orientale. Lunedì le autorità locali hanno denunciato che almeno 41 vigili del fuoco degli oltre 500 sul posto sono rimasti feriti durante le operazioni di spegnimento, aggiungendo che 18 di loro sono stati ricoverati in ospedale e 5 sono in terapia intensiva.
Nella regione russa di Kursk, dove dal 6 agosto è in corso un'incursione militare ucraina, Volodymyr Zelensky rivendica il controllo da parte delle sue truppe di oltre 1250 km quadrati e 92 località del territorio russo. L'Unione Europea ha fatto un passo avanti nel processo di imposizione di dazi più elevati sull'importazione dei veicoli elettrici cinesi. Sulla base delle nuove informazioni presentate dalle aziende, la Commissione europea ha modificato le aliquote proposte. La decisione finale, epilogo dell'indagine antisovvenzioni in corso, sarà presa al più tardi entro la fine di ottobre. Nel frattempo Bruxelles rimane aperta al dialogo con il governo di Pechino. It is for China to propose a solution that is WTO compatible and that addresses the issues and subsidies, illegal subsidies as we see them, that the European Commission has identified in its painstaking evidence-based investigations. Le aliquote di dazio proposte sono comprese tra il 17 e il 36% per le tre società incluse nel campione. Le altre aziende sarebbero tassate tra il 21 e il 36% a seconda che decidano di collaborare o meno. Il marchio americano Tesla dovrebbe pagare il 9% per i veicoli esportati dal territorio cinese. Nei prossimi 10 giorni le parti interessate potranno presentare osservazioni e i 27 paesi dell'Unione saranno consultati. È stata aperta un'indagine di difesa commerciale perché la Commissione europea ha rilevato una minaccia di danno significativo al settore. Secondo la Commissione, le sovvenzioni hanno reso le auto cinesi più economiche e la loro quota di mercato nell'Unione è passata da circa il 4% nel 2002 al 25% alla fine del 2023. L'innalzamento delle aliquote è volto a prevenire il deterioramento del mercato che porterebbe al licenziamento dei lavoratori e alla chiusura delle fabbriche. Come ogni 20 agosto, gli ungheresi hanno festeggiato il giorno di Santo Stefano, ovvero la nascita dello Stato ungherese. Posticipato di un'ora, lo spettacolo dei fuochi d'artificio a causa della pioggia. Il nome Giorno di Santo Stefano deriva proprio da Stefano I, il primo re e fondatore del Regno d'Ungheria, canonizzato il 20 agosto del 1083 da Papa Gregorio VII. Quest'anno sono tante le persone che hanno criticato i costi dello spettacolo pirotecnico della festa. Secondo la stampa e l'opposizione, la spesa dello spettacolo pirotecnico ammonterebbe a 15 miliardi di fiorini, quasi 38 milioni di euro. Az eső és az egyórás csúszás miatt is kevesebben voltak a pesti alsórakparton, mint a megszokott. Viszont abban a legtöbb megkérdezett egyetértett, hogy gyönyörű volt a tűzijáték, csak talán nem ennyiért kellett volna megtartani. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Tre persone sono rimaste uccise e una ferita dopo che un ex bidello ha fatto irruzione armato in un liceo a Sanski Most, nell'ovest della Bosnia-Erzegovina, mercoledì. L'uomo ha poi tentato di uccidersi ed è ora ricoverato. Pare che avesse un procedimento disciplinare in corso con la scuola. Secondo la polizia, l'aggressore ha sparato durante una riunione del corpo docente, uccidendo il preside, un insegnante e una segretaria. Le previsioni meteo per venerdì 23 agosto di Globus Television. Venerdì, la giornata con il bel tempo prevalente al mattino, nel pomeriggio probabili veloci precipitazioni, localmente temporalesche, sulle zone più interne. Temperature massime fino a 34 gradi, valori notturni stazionari, mari. Mar Ionio mosso, Mar Tirreno mosso, Stretto di Sicilia da mosso a molto mosso.